pensato che fosse troppo facile, come. Ma non lo so, non credo. Se avessimo pensato una cosa del genere avremmo sicuramente sbagliato. Il calcio insegna che se non sei presente per 90 minuti e oggi ancora di più con la testa sul campo, rischi di perdere le partite. Io credo che probabilmente la responsabilità è stata mia. Non trasmettere alla squadra l'importanza comunque di questa partita, perché la Coppa Italia è una competizione alla quale la società teneva, io tenevo e penso anche ai ragazzi, però poi alla fine il Pontedera con merito ai rigori ci ha battuto e questo per me è un dispiacere. Io speravo quando abbiamo preparato questa partita, speravo di riuscire a superare il turno. Poi è anche vero che se si analizza la partita negli episodi, probabilmente abbiamo creato più del Pontedera, ma è anche vero che con la qualità che avevamo in campo, secondo me era giusto creare più del Pontedera. Siamo andati 2 volte in vantaggio, nella prima parte di gara l'abbiamo gestita non bene perché dovevamo sicuramente evitare le ripartenze che abbiamo preso e dovevamo cercare di fare il secondo gol, e invece poi sul 2-1 lì c'è stato un tiro imprendibile da parte di un giocatore loro, che credo che sia un destro che ha cacciato il sinistro a palla nel 7, e poi sempre i rigori può vincere chiunque. Il fallo del rigore che ha trasformato Miozzi su chi è stato? Su Sbrissa, credo. Su Sbrisse. Okay. Sì, immagino un po' di rammarico ci sia, come dice, quasi va sempre in campo per vincere, quindi non è per quello. E magari anche chi ha l'occasione per potersi mettere in mostra, no? Di solito magari gioca chi gioca meno, magari forse le risposte che lei voleva. Sì, ma non è questo, perché nella nostra squadra oggi c'erano i primi 11 che sono scesi in campo, sono 11 ragazzi che hanno giocato a titolari tante volte durante le partite di campionato, quindi non avevo bisogno di dimostrazioni particolari se non quelle di entrare dentro la partita con la testa giusta, e probabilmente non è stato fatto, ma ti ripeto, la responsabilità va sicuramente all'allenatore, perché l'allenatore deve trasmettere questi concetti alla squadra. Si può perdere con chiunque se l'atteggiamento non è quello giusto. Questo è il dispiacere più grosso che ho oggi, perché come ho detto ci tenevo a passare il turno, ci tenevamo tutti e non ci siamo riusciti. Quindi purtroppo faccio complimenti al Pontedera e bisogna guardare avanti e preparare una partita difficilissima come quella di Arezzo. E se giocheremo con questa intensità, con questa interpretazione, probabilmente faremo fatica di